Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono appena rientrata dalle vacanze. Quest'anno Albania, nuova meta un po' virale sui social, sono stati complici. Quest'anno ci siamo sbrigati molto tardi con la prenotazione delle vacanze. Ho prenotato quasi a fine giugno per motivi logistici, non succederà più, spero, e quindi l'Italia era molto molto cara, faccio presente, cercavo una casetta o più casette in affitto sul mare e ho guardato un po', vi dico, la Puglia e costava 8.200 euro una casa per 15 giorni nel mese di agosto sul mare, ovviamente. Poi quello che è rimasto ovviamente su, io di solito prenoto su Booking, quindi diciamo che i presupposti erano questi, quindi più il mangiare, la spiaggia eccetera eccetera, era praticamente un'utilitaria nuova in concessionario, andavo, la compravo ed era la stessa cosa. Detto questo, vi ho chiesto su Instagram se volevate un video dove vi parlavo un po' della mia esperienza, vi davo una recensione sulle mie vacanze, vi ho lasciato una box domande, vi aspetto su Instagram, cercatemi, sono la donna qualunque, vi aspetto lì, venite a seguire. Nei sondaggi spesso vi chiedo opinioni sui video, vediamo insieme tante cose che magari qui su YouTube non riesco giornalmente a farvi vedere. Quindi vi ho lasciato la box domande su Instagram e oggi sono qui col mio, come si dice, gobbo a rispondere alle vostre domande, darvi un po' le mie, come si può dire, considerazioni assolutamente soggettive e personali e umilissime, ok? Quindi iniziamo e oggi nel frattempo io mi trucco con il trucco che ho fatto per, diciamo, tutta l'estate, con i prodotti che io ho adorato, che continuo ad adorare e che continuerò ad utilizzare. Alcuni sono anche low cost, comunque io vi lascio poi i link di tutti i prodotti che ho utilizzato nell'info box, perché sicuramente mi dimenticherò parlando di farvi vedere qualcosa, quindi se vi interessa qualcosa che vedete applicato trovate comunque la descrizione del prodotto, il link nell'info box per sapere che prodotto è. E prima di partire con le domande, il fondotinta fino ad oggi migliore di quest'anno è il Superstay 24 ore skin tint di Maybelline. Io ho la tonalità 36 e l'ho tonalizzata nelle giornate più scure con delle gocce scurenti, ma questo è pazzesco, è radioso, non è unto ed è autosettante, ragazze. Io non mettevo la cipria in estate al mare, non utilizzavo la cipria se non nel contorno occhi e se proprio proprio vogliamo nella zona T, però vi garantisco che l'ho utilizzato senza cipria e dura che una bellezza, questo è una bomba. La prima domanda è: da dove siete partiti? Nave o aereo? Avete noleggiato un'auto? Allora, siamo partiti da Milano, quindi il viaggio della speranza lo soprannominerei, e siamo partiti da Milano e abbiamo fatto in macchina Milano-Brindisi con due piccole soste di circa un quarto d'ora, siamo arrivati in circa 9 ore. Avevamo il traghetto alla sera, quindi siamo partiti la mattina da Milano, siamo arrivati anche un po' presto e siamo andati a fare un giro nel centro di Brindisi. Il traghetto ha fatto un po' di ritardo, ma è consuetudine, quindi se andate in Albania sappiate, in traghetto, sappiate che quasi sicuramente la nave farà ritardo. E come fai a saperlo? Perché mi sono confrontata con tante persone. Durante il ritardo all'andata ha fatto circa 2-3 ore di ritardo, quindi dalle 11 siamo partiti intorno alle 2, mentre al ritorno ha fatto 6 ore di ritardo, quindi dalle 11, 6-7 ore di ritardo, dalle 11 siamo partite alle 6:30-7 di mattina, quindi è veramente un disagio, nel senso che i bimbi li ho messi a dormire in macchina, però ci siamo sentiti un po' tipo sballottati.
Detto questo, ho avuto modo di confrontarmi anche con tante persone riguardo la vacanza, riguardo l'esperienza e riguardo appunto i ritardi del traghetto. Se abbiamo traghettato con la nostra macchina, che ci siamo portati dietro, ci siamo spostati con la nostra macchina, bisogna fare lì l'assicurazione che costa più o meno una cinquantina di euro per due, noi siamo stati lì 20 giorni, costa circa 50 euro e il traghetto ci è costato poco meno di 800 euro per quattro persone più la macchina. Vado con il correttore di NARS che è favoloso, colorazione caffè Olà. Vi siete affidati ad un'agenzia di viaggi? No, ho assolutamente fatto tutto io, non ci siamo affidati a un'agenzia. Ho guardato un po' i vari TikTok e reel di Instagram dove facevano vedere le mete. Quei TikTok spoiler, secondo me, sono sicuramente registrati in periodi di poca affluenza, quindi giugno, settembre, perché ad agosto era veramente, veramente sovraffollato. Poi ho prenotato tutte le strutture, perché ho iniziato per gioco a prenotare questo viaggio, ho prenotato tutte le strutture con l'opzione di cancellazione gratuita, che ti permette appunto di cancellare la prenotazione senza penali fino a tipo una settimana prima del viaggio circa. E quindi ho prenotato tutto io e il traghetto l'ho prenotato su traghettionline.it.com. Adesso non ricordo precisamente se è .it o .com, comunque su traghetti online. Mi sono trovata bene, avevo un po' di timore nel fare tutto, diciamo, fai da te, però mi sono trovata molto bene. Cipria di By Terry. Questa è la Minitalia, ne ho comprata un'altra sempre di Minitalia, mai più senza, specialmente nel contorno occhi, specialmente per pelli mature, ve l'ho detto 100.000 volte, ma è così, c'è poco da fare. Bronzer Infaillible di L'Oréal Paris, anche lui fenomenale. Questa tonalità è un po' scura, è la medium 350, tenete presente che io sono abbronzata, in inverno acquisterò la tonalità più chiara, perché è molto pigmentato, ma altamente sfumabile, dura tantissimo, è veramente pazzesco. Adesso l'Albania si è affrancata dallo stigma di civiltà arretrata come 15 anni fa. Allora, spero che eventuali persone con origini albanesi non prendano assolutamente in modo negativo questa affermazione. Però, come sappiamo, un po' di anni fa c'è stata sicuramente un'affluenza in Italia. Questo perché appunto non è completamente uguale all'Italia ad oggi, nel senso che gli stipendi, ad esempio, mi dicono aggirarsi, diciamo, uno stipendio per una persona, un impiegato che ha un lavoro piuttosto umile. Anche meno di 500 euro al mese prende, quindi per il tenore di vita che c'è lì, per i prezzi che ci sono, no, non è sufficiente. Poi non ho trovato tipo centri commerciali, negozi, diciamo, con i nostri brand, di catene, i supermercati sono tutti medio piccoli, le strade per, diciamo, congiungere le città non ci sono grosse autostrade, sono tutte strade che percorrono un po' le montagne. Non sono magari super mega asfaltate. Le località turistiche sono piuttosto concentrate, poi ci sono molti paesini, diciamo, un po' così, un po' isolati. Nelle zone centrali il traffico è gestito piuttosto male, perché ad esempio per uscire da Saranda e tornare a Valona, per fare 2 chilometri ci abbiamo messo un'ora, cioè è stata una roba, e c'era la polizia che mi sa che non ho visto un semaforo peraltro. No, non credo, forse non so se ho visto un semaforo in tutta la vacanza, vi dico la verità. E insomma un po' di spazzatura in giro, anche quello da migliorare. Anche in Italia abbiamo tante cose da migliorare, quindi ok, prendiamola così. Un'altra cosa che ho notato è la contraffazione, ragazze, cioè era completamente pieno di tarocchi. Cioè,
Cioè, tu entravi in un negozio di abbigliamento per dire: a me è capitato che all'ultimo abbiamo prenotato di andare allo zoo di Fasano con i bambini, che si trova a 55 km dal porto di Brindisi, e quindi abbiamo deciso di trascorrere lì un paio di giorni in albergo e fare questo zoo meraviglioso. Se vi capita, andateci, perché potete fare il safari in macchina, gli animali sono liberi. È stata veramente un'esperienza bellissima. Ci sono tantissime giostre, cioè è veramente bello per i bambini. Infatti, i bambini erano felicissimi e noi abbiamo deciso di concludere un po' così la vacanza. È stato veramente bello. E quindi vi stavo dicendo che mi serviva praticamente comprare un pantaloncino e una canotta leggeri, perché avevo portato praticamente solo vestiti e mi si strusciano le cosce, non so se capita anche a voi, e dopo un po' col caldo mi dà fastidio, quindi volevo un pantaloncino. Ho fatto un'immensa fatica a trovare un pantaloncino perché i prezzi delle cose, diciamo, made in China sono molto più alti, nel senso un po' più alti che da noi. Il prezzo dell'abbigliamento non è in linea, secondo me, con lo stipendio che c'è lì, neanche il prezzo degli alimentari, perché sentivo tipo la spesa. Io vedo i TikTok dove soggiornano, pernottano con 30 euro. Adesso entriamo nel dettaglio. Comunque, la spesa costa come da noi e forse anche un pochino di più, perché hanno molti prodotti importati, tipo i liquori costano tantissimo, i vini costano tantissimo, il tonno costa tantissimo rispetto a noi. Quindi, avendo molta importazione, hanno prezzi più alti. Passo agli occhi, e questa è la palette che uso di più in assoluto tra tutte quelle che ho. Ve lo dico per la 100.000.000esima volta, ed è la Side by Side di Nabla, che secondo me è una palette da avere in collezione. Io senza impegno ho lo sconto del 20% su Bio Boutique, su tutto il sito di Bio Boutique col codice Donna Q, o se la trovate in promozione a più del 20%, vi consiglio l'acquisto perché è veramente stupenda. Se vi piacciono i look neutri, i look glam, i look a sapone, potete farci veramente l'impossibile. E mi sono portata appunto tutti i pennelli di Refr, e dovrebbe esserci su Refr la promo 1 più 1 in omaggio. Adesso non so se sarà ancora valida quando uscirà il video. Nel caso, io vi lascio il link nell'info box se è ancora valida la promo. Questi pennelli, specialmente i pennelli, allora, io adoro i pennelli viso. Questi per gli occhi sono stati studiati appositamente per le persone che hanno l'occhio incappucciato barra hanno una certa età, perché sono pennelli studiati apposta che non vanno a smuovere troppo la palpebra quando si va ad applicare l'ombretto. Quindi top, veramente i pennelli più buoni mai provati in assoluto. Costano sicuramente un po', però secondo me sono un ottimo, ottimo, ottimo investimento. Aperta e chiusa parentesi, torniamo alle domande. È veramente così economica come dicono? C'è il temporale fuori? Sì e no. È a tratti economica, nel senso che appunto abbiamo incontrato e fatto amicizia con diversi ragazzi albanesi. Tra l'altro, gli albanesi sono veramente una popolazione che arretrati, tra virgolette, perché parlano inglese, italiano e albanese, e noi a malapena spiccichiamo quattro parole in inglese: hi, hello, what's your name? La grande maggioranza parla veramente più lingue, e quindi chapeau. Per quanto riguarda i costi, mangiare a un ristorante, fate conto, costa un pochino meno che in Italia, non molto secondo me, di un ristorante medio, ovviamente, non di uno stellato, più o meno, per rendervi conto, sulle 80 euro in quattro una cena con dei piatti di pesce, senza il dessert e il beveraggio, senza vino. Se prendete il vino, potreste aumentare di molto, ad esempio, il prezzo della vostra cena, perché appunto il vino viene importato, quindi costa parecchio. Prendo questo marrone più scuro e caldo e lo posiziono qui. Gli alloggi sono più economici. Non riesco a darvi proprio i prezzi perché noi abbiamo cambiato quattro case, perché abbiamo girato abbastanza, quindi abbiamo cambiato
quattro case, quindi i prezzi erano un po' diversi rispetto alla zona, però direi in media 100 euro al giorno per un appartamento di tre locali, piuttosto che magari un piccolo appartamento, proprio dipende dalla zona. Ad esempio a Saranda abbiamo pagato un po' di più, però secondo me ne è valsa la pena tantissimo. Poi gli ombrelloni, appunto, un ragazzo del posto mi ha detto che fino all'anno prima costavano 5 euro, dove abbiamo appunto preso noi gli ombrelloni a Saranda, quest'anno costavano 20, quindi è quadruplicato. Ovviamente chi è del posto non è contento perché gli stipendi sono rimasti uguali, si arricchiscono i proprietari. E comunque la popolazione albanese non ha un aumento di stipendio, quindi per l'albanese che prima si faceva le vacanze adesso fa fatica, non può più farle perché il suo stipendio non gli permette di pagare un ombrellone 20 euro al giorno. Per noi italiani è un prezzo normale, però mi rendo conto che ci hanno marciato parecchio. Ho visto prezzi nei ristoranti recensiti su Google a giugno erano un prezzo, ad agosto nello stesso ristorante quando siamo andati noi c'era la targhetta con il prezzo aumentato di 3-4 euro a piatto anche, quindi non è poco. Le sigarette sono convenienti perché costano, ti faccio un esempio, io purtroppo fumo le IQOS e costano 5,20 euro, mentre lì le pagavo 3,20 euro al pacchetto, quindi 2 euro di differenza per quanto riguarda le sigarette. No, non ho fatto scorta perché sono una babba. Poi un'altra cosa e più economica sono le giostre per i bambini che costano un po' meno e il gelato. Perché un cono costa dall'1 euro, 1,50 euro circa. Confronto le, non lo so, qui un cono piccolo a Milano costa 3 euro circa, quindi direi quello economico. Prendo questo pennello che è di un kit preso su Shein. E sono una bomba. Sono tutti pennelli piccolini che vi permettono di andare a fare tutte le cose, tipo gli eyeliner sfumati, cose di precisione di questo genere, e sono veramente favolosi, costa tipo 2 euro. In Italia stavano parlando malissimo dell'Albania, le tue impressioni? Allora, dunque, quest'anno tantissimi, ma tantissimi italiani, se non sbaglio il 30% degli italiani si è recato in Albania per fare le vacanze. Sicuramente complici gli influencer perché influenzano, ci sta, compresa, hanno influenzato anche me. I prezzi di conseguenza sono aumentati in modo esponenziale e ci sta che comunque magari chi ci è già stato sia contrariato da questa cosa, che il prezzo sia aumentato di molto. Però appunto la cosa che non mi piace è il fatto che comunque io albanese sono nato qui e devo avere il diritto di farmi le vacanze qui, cioè è una cosa che proprio mi mette rabbia questa cosa. Per quanto riguarda il cibo, noi non ci siamo trovati particolarmente bene, abbiamo girato circa 4-5 ristoranti più qualche fast food e abbiamo preso qualcosa nelle varie rosticcerie, ad esempio un pollo arrosto, una porzione di patatine fritte e una Coca-Cola a Dermi l'abbiamo pagata 26 euro, che secondo noi è tantissimo, per quanto cioè era un pollettino così, nel senso come al mercato, era una rosticceria su strada. Secondo noi ci hanno fatto la cresta, quindi è normale che poi uno possa avere un feedback un po' negativo, però capita quasi in tutti i paesi che con il turismo qualcuno faccia il furbo. Altra domanda, il mare e le spiagge, dove sei stata? Allora, il mare e le spiagge, noi siamo stati a Valona, a Saranda, a Dermi, siamo ritornati poi a Valona e abbiamo fatto una giornata in barca dove abbiamo visitato alcune spiagge. Il mare è come in Italia, è misto, quindi o conosci un albanese che ti dà esattamente le spiagge da visitare, perché noi poi abbiamo chiesto appunto alle varie persone che incontravamo, con le quali insomma si instaurava un rapporto, chiedevamo un po' informazioni. Ci sono spiagge divine, stupende, ci sono spiagge brutte. Tipo Valona Centro, meraviglioso il lungomare,
tipo in stile Miami, ve l'ho fatto vedere anche su Instagram, su TikTok e se riesco magari, non lo so se vi metterò qualche clip. Meraviglioso, ma il mare lì è veramente brutto e ci sono dei tubi che scaricano in mare. Non so cosa scarichino, però ci sono proprio dei tubi che arrivano dritti nel mare. Sinceramente lì non è stato piacevole fare il bagno, infatti siamo stati solo un giorno, poi prendevamo la macchina e ci spostavamo nelle spiagge più a sud di Vallona. Loro dicono dopo c'è tipo una galleria, bisogna superare quella galleria e poi ci sono spiagge migliori, quasi tutte in sassi. A Saranda, in centro è un casino, ci siamo andati 2 sere ed è veramente, veramente sovraffollata, c'è stata veramente tantissima gente e secondo me neanche loro se l'aspettavano tutta questa gente e ci sta. Ci sto mettendo una vita, ma in realtà è un trucco da 5 minuti perché chiacchiero e devo pensare e anche riuscire a sfumare. È una roba, un multitasking un po' complicato. Saranda era un macello, sicuramente bella per i giovani, c'è molta movida notturna, mentre Valona io la trovo adatta per magari più le famiglie. A Dermi ci siamo stati praticamente 2 giorni e eravamo un po' stanchini, quindi non l'abbiamo vista, diciamo, a pieno, carina, ma molte persone ci hanno detto che è veramente bellissima, oh, però è molto salite e discese abbastanza ripide, con il caldo e la mia pressione bassa non era proprio la meta ideale. A Saranda siamo capitati leggermente fuori dal centro, quindi la sera ci spostavamo in centro e facevamo una bella passeggiata a piedi, e poi un po' fuori dal centro c'era questo albergo che si chiama Mucobega, io non so pronunciarlo, e che aveva proprio queste spiagge meravigliose con quest'acqua cristallina. Veramente fantastico, stare lì è stato stupendo, proprio ci siamo rigenerati alla grande ed è stato meraviglioso. Lì erano proprio delle piccole calette con un'acqua meravigliosa. Personalmente mi è piaciuto tantissimo e comunque io la sera riposavo con piacere, quindi anche se la sera mi facevo tutta la giornata al mare, la sera magari preparavo anche la cena, ci mettevamo belli tranquilli con i bimbi fuori in veranda a guardare i micetti, c'era anche una mucca, abbiamo raccolto i fichi, insomma, cose un po' più tranquille, però c'erano appunto in centro a Saranda discoteche, tour su battelli con musica a tutto volume, appunto dei signori che abbiamo trovato mentre aspettavamo il traghetto di ritorno, ci ha detto che la figlia minorenne è riuscita ad andare in discoteca, quindi era contentissima, ognuno poi ha la sua recensione personale anche per il cibo. Noi non ci siamo trovati molto bene perché io poi tra l'altro volevo mangiare cibo del posto e si trovano molti piatti a base di pesce, tra cui i primi piatti, pesce alla griglia, pesce fritto. Per gli amanti, io non sono una grande amante del pesce, vi devo dire la verità, quindi ero un po' in difficoltà. Ho mangiato, loro non, mio marito ha mangiato gran pesce grigliato, buono per carità, io ero più da Caesar salad o cercavo qualche piatto tipico. Sono riuscita ad assaggiare i peperoni ripieni, sono riuscita a mangiare tipo la feta, il formaggio in padella, molto buono. Però non c'erano granché e ci hanno detto appunto che nelle località turistiche è difficile trovare cibo tipico e questo è vero, lo devo confermare. E questa cosa un po' mi è spiaciuta perché è bello quando vai in un posto assaggiare i sapori di quel posto per viverlo appieno. L'escursione in barca l'abbiamo fatta il penultimo giorno che eravamo lì ed è stata veramente bella, ti portano a fare il bagno velocemente in un posto, ti portano dentro le grotte, in un altro posto e poi in una bellissima spiaggia con i sassolini, dove ti fermi circa 5 ore e poi rientri a Valona. Applico il mio mascara preferito e vado a piegare le ciglia col piegaciglia di Refr.
rispondo all'ultima domanda perché mi sono dilungata troppo. Comunque, raga, io non li so fare questi video dove mi preparo e chiacchiero. Adesso taglierò un pezzo sicuramente, perché sennò il video dura 10 anni. Comunque spero di avervi dato diciamo un po' tutte le risposte. Adesso ho l'ultima domanda, eventualmente se avete altri dubbi potete farmi le domande giù nei commenti, tranquillamente vi rispondo lì, perché non sapevo neanche come impostare il video. Questo blush mi ha letteralmente stregato, preso su Sephora, costa un po', ma ragazzi, io, cioè, veramente è pazzesco. Se vi piacciono i blush un po' luminosi, ma neanche, io direi radioso, questo è Pomegranate Fizz di RMS Beauty, è stupendo, cioè proprio meraviglioso, guardate. Lo potete proprio stratificare quanto volete, così è, guardate, cioè non scarico, è proprio stratificabile, non, guardate quanto è vivido, ma non rischiate assolutamente di fare macchia perché è molto molto stratificabile, si diffonde in maniera pazzesca. Io sapete che abbondo perché a me piace l'effetto del blush. È pazzesco, proprio dona radiosità, infatti non ho utilizzato l'illuminante, non è assolutamente glitterato, conferisce solo questo aspetto rimpolpato allo zigomo ed è pazzesco. Infatti questo brand secondo me fa molti prodotti adatti a pelli mature. Sulle labbra Ardor e Sublime ho portato questi due di Nabla e avevo portato anche rossetti allungati tenuta, ma quest'anno facevo letteralmente così, tamponavo, mi piacevano queste labbra abbastanza naturali e polpose. Anche questi, se li volete provare, li trovate su Bio Boutique, scontabili del 20% con il codice donnaq20, o non mi ricordo il codice, ve lo lascio in info box, scusate il rientro è un po' traumatico. Ok, ho dato una sistemata ai capelli, direi che nettamente meglio col capello sistemato, anche se fa molto caldo ancora. Ultima domanda è: lo rifaresti? Sì e no. Anche qui lo rifarei per l'esperienza, per come è andata, siamo stati davvero bene, ci siamo rilassati tantissimo, è stato molto bello, ma non lo rifarei subito perché comunque il viaggio da Milano è impegnativo, cioè se fossi stata tipo in Puglia, già per chi vive in Puglia è più semplice e si fa, per dire, una notte in traghetto, dormi nella cabina, ti svegli la mattina, sei arrivato, ci sta. Noi siamo partiti la mattina e siamo arrivati la mattina successiva, quindi 24 ore in ballo, di cui parecchie in macchina, quindi comunque uno non è proprio tranquillo mentre viaggia in macchina tante ore. In Italia è difficile superarla, secondo me, da italiana, ovviamente sarò di parte, spero di non urtare la sensibilità di nessuno, infatti con questo video, e chiedo scusa qualora qualcuno si sentisse offeso. In Italia, sono nata in Italia, quindi non lo dico solo io, al mondo la cucina italiana è la più famosa, sono abituata a trascorrere le ferie in Sicilia, dove sicuramente tornerò il prossimo anno, dove ci sono dei mari, cioè un mare incantevole, dove c'è una cucina che mi fa prendere dei 6 kg in 3 settimane, è tutto divino, divino tutto, quindi è difficile sorpassare l'Italia. È stata una bella esperienza, sicuramente una vacanza dove non spendete un rene, quindi ci sta se si vuole cambiare, se si vuole visitare anche un'altra cultura, ci sta, però non la ripeterei, ecco, a breve termine. Ovviamente tenete presente che la mia è la recensione di una donna di 35 anni, mamma di 2 bambini. Il mio voto complessivo alla vacanza è un 7,5, lo confermo, l'ho dato anche su Instagram, e quindi diciamo positivo, bilancio positivo. Io, se avete altre domande, lasciatemele nei commenti. Il mio non è un canale di viaggi, quindi è un canale beauty, quindi ho cercato di intrecciare le due cose, cercando magari di lasciare anche un mio feedback su YouTube, in modo tale per chi affronta magari questa vacanza può avere un ulteriore parere, qualche altro consiglio. Ovviamente
come ho fatto io, ho visto diversi video, è bello sommarli e poi tirare le proprie conclusioni. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video, lasciate un like di supporto. Io, come sempre, vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Da Federica, la donna qualunque.